L'Aquila abbraccia Amatrice una giornata il 4 novembre per suggellare un rapporto di fratellanza tra le due comunità, così come Amatrice aveva dedicato una serata all'Aquila il 20 agosto prima del disastroso sisma del 24, oggi è l'Aquila ad accogliere Amatrice con una giornata a loro dedicata. Inizieremo a mezzogiorno con l'apertura degli stand al Parco del Castello e gusteremo i meravigliosi spaghetti alla matriciana e anche delle nostre specialità enogastronomiche. La giornata si svolgerà all'interno dell'auditorium del Parco del Castello partendo dalle 3:15 con la trasmissione, diciamo così, la messa in onda del cortometraggio del famoso regista Gianni Amelio, che appunto ha girato il suo cortometraggio ad Amatrice. Verrà poi presentato anche il progetto Amatrice Futura, che parla appunto di un progetto di ricostruzione della città stessa, e ne siamo onorati perché il sindaco di Amatrice ha deciso di ufficializzarlo per la prima volta qui all'Aquila. Ci sarà anche la parte istituzionale dove appunto si saluteranno e si incontreranno i due sindaci e sicuramente scambieranno dei doni, e poi ci sarà tutta una parte, diciamo così, più folcloristica tradizionale dove si esibiranno dei loro cori tradizionali, la nostra corale 99. E a seguire, diciamo, infine, la proiezione del film Ratatouille, promosso dalla nostra eccellenza del territorio aquilano, la Lanterna Magica. Il vice sindaco di Amatrice ha ricordato che verrà proiettato anche il corto di Gianni Amelio, Casa d'Altri. Quando c'è un terremoto rimani scioccato, ma pensi sempre che sia avvenuto in Casa d'Altri, appunto. Il video porterà gli spettatori nella zona rossa di Amatrice. Il destino ha voluto che solo 4 giorni dopo il terremoto colpisse Amatrice e l'Aquila è stata su. È stata la prima città che è arrivata, i primi volontari, i primi alpini. Abbiamo avuto le strade e i ponti interrotti, sono venuti a piedi e ci hanno aiutato con le loro mani, diciamo, no? Ad aiutare i nostri cittadini. Nello specifico con Amatrice c'è un'amicizia che proviene da prima del terremoto, evidentemente, che però in questi mesi, in questo anno e mezzo che ci separa dal terremoto, si è rinnovata, è diventata più forte, e speriamo che anche loro possano intraprendere quel percorso di fiducia e di speranza che è toccato in sorte a noi. Nel corso della giornata sarà presentato anche Amatrice Futura, non un progetto ma un percorso, ha spiegato l'ingegner Palombini. Amatrice è distrutta, dovrà rinascere bella perché ha una sua storia, ma soprattutto sicura. Una giornata questa che sarà interamente finanziata dal Comune dell'Aquila, ha ricordato l'assessore di Cosimo, promotrice dell'iniziativa.